Io mi sono laureato a Genova e mi sono laureato con il professor Casiraghi, che a quei tempi era il capo dell'ufficio tecnico, ufficio progettazione dell'appiaggio, e mi sono interessato di un velivolo che era in costruzione in quei tempi. Sono entrato all'appiaggio il 2 di novembre del 1956, quindi mi ero laureato circa 7-8 mesi prima e sono entrato perché cercavano un ingegnere. I miei primi contatti con l'appiaggio sono stati ad un reparto controllo di collaudo e poi sono andato in un ufficio praticamente di controllo della produzione. Sono stato all'appiaggio per parecchio tempo, fino al 1961, poi è intervenuta una crisi terribile, non si lavorava quasi più, e cercavamo di far passare il tempo, magari giocando anche non dico a carte, ma a guerre stellari. E io me ne sono andato via, sono andato a Milano e ho fatto diverse esperienze, diciamo così. Esperienze da ingegnere, ho sempre avuto la fortuna di applicarmi all'ingegneria. Un'ingegneria un po' particolare, cioè un'ingegneria di controllo della produzione. A Milano lavoravo con un'azienda importantissima americana che è la Singer e ho fatto esperienza anche un po' negli Stati Uniti. Poi sono tornato all'Appiaggio perché l'Appiaggio cercava una persona da poter fare proprio la mansione che io avevo ricoperto e imparato a fare a Milano. Sono tornato nel giugno, mi pare gli ultimi, o giugno, o i primi giorni di giugno, o il 15 di giugno del 69, 68, scusi, e mi sono interessato subito del controllo produzione. Come sono entrato come categoria prima superiore e dopo 2 mesi sono diventato dirigente, come era negli accordi di quando ho accettato l'offerta dell'appiaggio. Ho controllato diciamo così, l'ufficio controllo produzione che aveva due mansioni. Controllo della produzione nel senso di emettere i documenti che autorizzavano il lavoro e controllo invece del materiale che serviva per costruire le parti oppure montare le parti. Questo è durato per circa 4 anni, poi l'Appiaggio ha fatto qualche cambiamento nell'organizzazione di quell'attività e io sono stato deputato a fare un lavoro leggermente diverso, proprio leggermente diverso, che era proprio quello di individuazione del materiale e della movimentazione del materiale all'interno e all'esterno dello stabilimento. Sono passato in questa mia funzione per 2 anni come dirigente e poi mi hanno fatto direttore della logistica. Logistica naturalmente interna, cioè una logistica diciamo così, tipicamente connessa alle lavorazioni, cioè noi cercavamo di alimentare le lavorazioni, sia quelle della costruzione delle parti, sia del montaggio, in modo che ci fosse la possibilità di costruire in tempo, secondo i programmi. La mia attività era che tutte le volte che si faceva un programma intervenivo perché conoscevo abbastanza bene diciamo, i termini che bisognava rispettare perché il materiale potesse essere acquistato, cercato, acquistato e poi utilizzato dopo che era praticamente arrivato allo stabilimento o agli posti deputati per quell'uso particolare.
io avevo fatto la tesi in aeronautica, quindi il mio sogno era quello di... Non so se è sufficiente questo per spiegare perché sono entrato alla Piaggio volonteroso, ma anche molto contento. E tornarci è stato più un caso che altro, perché il direttore della Singer, dove lavoravo in quei tempi, aveva fatto di tutto perché io mi fermassi. Io avevo sposato una persona che era un insegnante di scuola elementare, però era di Genova e mi aveva messo un out quando io ho proposto di accettare la richiesta della Piaggio. Lei diceva no, noi andiamo a Genova. Gli ho detto allora o resto a Monza oppure vado a finale, e ho vinto diciamo così la decisione di andare a finale. Io conoscevo un sacco di gente a finale perché la mia famiglia è di finale, io sono nato a Calizzano semplicemente per un caso fortuito, perché mio papà aveva un esercizio a Calizzano e i figli sono nati là, però la mia famiglia sia da parte di mamma che da parte di papà sono finalesi, quindi per me, io da casa mia andare allo stabilimento ci impiegavo un minuto e pochi secondi. Quasi tutti i miei cugini, figli del fratello di mio papà, avevano lavorato alla Piaggio e addirittura qualcheduno si era distinto per le, diciamo così, lotte sociali, erano di famiglia, siamo tutta gente, diciamo, votate alla sinistra anche più estrema, quindi potete immaginare quello che è successo. Un mio cugino poi era un meccanico motorista, è stato portato a Mauthausen, quindi conoscevo dalla gente che la... Poi naturalmente un sacco di amici con i quali avevo studiato sia in collegio finale che a Savona e poi all'università a Genova. E io mi sono sentito subito a posto, anche se i primi, diciamo, superiori che ho avuto magari mi trattavano non so, troppo familiarmente, ecco, quindi non ho avuto mai nessuna discussione, tutt'al più discussioni di lavoro con colleghi, perché naturalmente colui che è obbligato a garantire i materiali per costruire è uno degli oggetti più semplici da fucilare, perché le scuse per chi perde del tempo o è in ritardo è ma mi mancava qualcosa, e mancare qualcosa la colpa era sempre dell'ingegner Ghizzoni. Il rapporto, naturalmente nei primi tempi io avevo la responsabilità di un gruppo di persone che erano tutti degli impiegati diciamo così di terza categoria, di seconda, nessuno di prima, perché lo ero solo io di prima. Non ho mai trovato delle difficoltà a capire, però se devo dire la mia cultura e esperienza era inadeguata 7 volte e quindi mi sono trovato anche in difficoltà. Nella seconda, diciamo, mia funzione, quella di responsabile del materiale e della logistica, ho avuto anche a che fare con degli operai, gli autisti, quelli che trasportavano la roba, i magazzinieri, eccetera, eccetera. Io non ho mai avuto grandi difficoltà, ho sempre cercato di cavarmela con, però devo dire che non ero forse molto portato, ecco. Costruire un aereo non è una cosa molto semplice,
per quanto riguarda l'esperienza che io mi sono fatto in uno stabilimento della Piaggio, in altri stabilimenti dove io ho avuto la fortuna di non di lavorare ma di acquisire delle notizie, il lavoro era molto diverso. In Piaggio si partiva con una apertura di commessa che veniva fatta da qualche ufficio della direzione del DGIR in Genova, che autorizzava a partire alle prime fasi per costruire un certo numero di aerei. Si partiva di lì, ricevevamo noi del materiale i primi disegni, le prime indicazioni di come erano i pezzi da costruire, e si partiva di lì per definire il tipo di materiale che veniva richiesto, come lo trovavamo nelle, diciamo così, nelle dimensioni di fornitura, quanto tempo ci voleva, come potevamo poi distribuire nelle varie fasi di lavorazione questo materiale, e poi via via si andava avanti. Certamente c'erano degli item che costavano la metà dal costo di tutto il materiale, per i quali non è che noi, almeno la direzione logistica, facesse gli ordini o altre cose, però dicevamo la nostra a quelli che invece dovevano fare i contratti con i fornitori, perché quando si forniscono elementi, diciamo così, importanti, ci sono degli accordi fatti con la direzione di chi li usa e la direzione di chi li vende, nelle quali io ero soltanto uno spettatore e non avevo nessuna autorità a cambiare qualcosa. Certamente una volta che gli ordini erano messi, era mio compito, era compito nostro, specialmente anche di Giorgio Garasino, quello di stimolare, controllare se i pezzi venivano costruiti, se i pezzi arrivavano in tempo, e quindi il nostro compito era naturalmente di gestire delle cose molto importanti. La teoria, più che teoria, diciamo così, la filosofia che è sempre regnata alla Piaggio è: tutti i pezzi che sono fabbricati, cioè che vengono costruiti singolarmente partendo da un materiale grezzo, li facciamo noi. E questo era un limite, secondo me, perché l'evoluzione era invece di far fare i pezzi a delle aziende che erano magari specializzate per fare certi lavori. Questo poco per volta è successo nella mia esperienza, mentre nei primi tempi, quando costruivamo apparecchi progettati dalla Piaggio, tipo il 148, il 149, di cui ne abbiamo costruiti 400 o anche di più, serie molto notevoli, lì si faceva quasi tutto, eccetto naturalmente i motori. Riuscivamo a fare anche le eliche, pensi lei, ma naturalmente i motori, gli oggetti, gli accessori specializzati, non so, gli altimetri, quelle cose lì. Quindi c'erano però un sacco di pezzi, di particolari anche complicati, che venivano costruiti dentro la Piaggio. Questa era la filosofia dei primi tempi, poi poco per volta ci siamo mossi verso una filosofia un po' più particolare. La Piaggio costruiva i pezzi più complicati e più difficili, quelli che richiedevano macchinario molto specializzato, competenze molto specializzate, anche laboratori sia di controllo che di trattamento, perché erano richieste delle particolari competenze che era difficile trovare, forse adesso è estremamente più semplice. La mia, diciamo, esperienza era proprio quello: poco per volta ci siamo dovuti abituare a considerare i pezzi che erano
diciamo, finiti, e quindi arrivavano finiti. E questo cambiava parecchie le cose, perché cambiava il momento in cui veramente avevamo bisogno del pezzo, e siccome venivano prodotti fuori dallo stabilimento, bisognava organizzarsi per, diciamo, controllare il lavoro fatto fuori, mentre invece per quanto concerneva i pezzi fatti all'interno c'era tutta un'organizzazione di officina che, in funzione delle date che ricevevano, che doveva strettamente, diciamo così, seguire, perché il pezzo venisse costruito nei tempi necessari. Quello era una funzione, diciamo così, particolare e lasciata a, diciamo così, i sollecitatori, come erano chiamati alla Piaggio, che dipendevano dalle officine. La mia visione dell'influenza della Piaggio con Finalesi è viziata da un qualche cosa che è connesso al tipo di lavoro che ho fatto. Io praticamente direi che in una città come Finale c'erano due funzioni fondamentali: chi si occupava di turismo e chi invece era un dipendente della Piaggio. Tra le due direi che non è che non corresse buon sangue, ma erano due visioni diverse. A me è capitato molte volte di sentire, diciamo così, delle persone che si occupavano di bagni, di alberghi, eccetera, eccetera, dire a noi della Piaggio: ma tanto voi altri non travagliate quasi niente, in dei laisei, e noi altri invece dovevamo pulire i piatti o mettere a posto le careghe. E questo era un po' contemporaneamente, però la Piaggio era, diciamo così, la fucina delle persone che avevano una cultura diversa, avevano un know-how che era fuori e più ampio, più moderno della cultura che potevano avere gli esercenti di Finale. Uno stupido episodio: io abito in una frazione di Finale, Gorra, che è a 2 chilometri circa dalla Piaggio, no? E c'è un piccolo, c'era, perché adesso è diverso, c'era un piccolo negozio di alimentari, e io andavo le volte a comprare lì, naturalmente, l'ingegnere, eccetera, eccetera, no? Però una volta la proprietaria mi ha fatto una confidenza, mi ha detto: sa, con tutti quelli che arrivano da Calizzano e che vanno a lavorare alla Piaggio, e tutti quanti quando arrivano lì vogliono il panino col prosciutto, con una cosa con l'altra. Allora io ho capito che qui potevo fare dei soldi, si è messa a fare i panini in termini quasi industriali, quando arrivavano il panino era già bello pronto, e mi confessò, dice: io guadagno più con quel lavoro lì che stare tutto il giorno in negozio. Non è stata una cosa improvvisa, almeno per certi livelli. Poi io, diciamo, ho avuto la fortuna di vivere gli ultimi anni a livelli abbastanza elevati, quindi io partecipava alle riunioni, eccetera, eccetera, anche riunioni molto importanti, però si sentiva che era un momento di crisi gestionali, di crisi dovute proprio a decisioni forse sbagliate o quantomeno non portate a termine nei termini forse che si prevedeva, quindi direi che è stato duro, però si capiva. Io ho avuto la fortuna che sono stato uno dei pochi ad abbandonare la Piaggio quando era ancora, diciamo così, parzialmente funzionante, o comunque, diciamo così, negli ultimi momenti. Dopo 3-4 mesi c'è stato il capitombolo, e quindi lì io non mi sono più interessato per vari motivi. Quindi
mi sono dedicato con mio figlio a far funzionare una piccola società di ingegneria industriale, e quindi non ho mai più avuto, diciamo così, contatti con la pioggia.